Gelsina ci insegna a fare il caffè tribolino. Sembra una cosa facile, ma non lo è. E vediamo come si fa. In un bricco di acciaio o di alluminio, quello che è, mettiamo dell'acqua. Dell'acqua, quanta ne vogliamo? Sono circa 3 bicchieri pieni d'acqua. E aspettiamo che bolle. Il caffè tripolino si può fare in due modi: o con il geranio selvatico, che si chiama attar ed ha un aroma particolare, viene messo durante la cottura, oppure con il fiore, ovvero il distillato di fiore d'arancio, che è un liquido trasparente di cui se ne mette un goccio dopo che è servito nel bicchiere. Una volta che l'acqua bolle, che cosa facciamo, Gelsina? Ecco, ne versiamo un pochino in un bicchiere. E prepariamo il caffè, E poi? Mettiamo il caffè. Secondo il bicchiere, ogni bicchiere diciamo un cucchiaio. Quanti cucchiai mettiamo circa? Qui adesso ne metto almeno Come 3. Faccio? 3 cucchiai di caffè. Sì, almeno 3 cucchiai. Mischiamo mentre non sta sul fuoco. Sì, lo rimettiamo sul fuoco e continuiamo a mischiare. A girare. Adesso io lo vedo, se vedo che ancora è chiaro, aggiungo il caffè. Mi sembra che è ancora un po' chiaro, allora aggiungo ancora un poco. No. Comunque il caffè tribolino per sua natura non è molto forte. Sì, non è molto forte. Lo lascio finché... Ecco, vedi? Ecco, quando inizia a bollire. A bollire, ecco, vedi? Cosa si fa? Cosa serve quest'acqua che adesso è nata così perché qui straripa l'acqua. Ah, ecco. Esce fuori, capito? Così il caffè non esce fuori. Esce fuori, così il caffè non per esce fuori. Ecco, vedi? Che esca fuori, cosa che esca si fa? Fuori, allora si spegne, si butta, e si rimette l'acqua che io faccio uscire fuori. Ah, ecco, si mette, adesso si rimette mette tutta l'acqua. Si mette si mette l'atar. L'atar. Le foglie della terra, ne abbiamo messe 4 fogliette. Tutto qui. E abbiamo spento. Spento. Quindi il caffè è pronto, si può servire. Gelsina, cosa ci hai fatto? Il caffè tripolino. E alla Wenek. Eccolo qui. Oh, eccolo c'è qua. C'è il Belvus. E alla Versa, vogliamo berlo? Versa, alla beviamo. Zioffi. Ci abbiamo anche un bel Gelblus per accompagnarlo. E chi sta meglio di noi? Abbiamo anche le moccote, ma non sono pronte. È un dolce difficile da gestire, però è molto, molto, molto buono. È ancora caldo, quindi ancora si sbriciola. E ce lo prendiamo subito col caffè.